Maddalena Corvaglia parla in TV del litigio Elisabetta Canalis, difficile recuperare l'amicizia perché legatissime per circa 20 anni, anche socie in affari per un periodo a Los Angeles. Poi si sono irrimediabilmente allontanate, senza mai spiegare esattamente la causa. Maddalena Corvaglia parla in TV, a Verissimo, del litigio con Elisabetta Canalis. È difficile recuperare l'amicizia, spiega e rivela il perché. La pugliese 43enne torna sullo scontro per cui lei e la 44enne sarda non sono più unite. È stata un'amicizia bellissima, che è finita. Chiaramente le voglio bene e sono felice quando anche lei lo è. Recuperare? Quando si rompe la fiducia è difficile, confessa Maddalena. Le due veline di Striscia la Notizia dal 1999 al 2002, erano inseparabili. Nel 2019 è accaduto qualcosa che ha messo fine al loro rapporto. Roberto Alessi, a ogni mattina, su TV8, ad aprile 2021 sulla lite tra la Corvaglia e la Canalis aveva detto che tutto sarebbe nato da motivi di natura professionale. Legati a un presunto contratto poi non andato a buon fine. Una delle due si è sentita tradita dall'amicizia dell'altra. Dicono che di mezzo c'era la storia di un contratto, che avrebbero dovuto fare insieme qualcosa e alla fine una delle due non ha voluto. Aveva spiegato il giornalista. Maddalena non aggiunge alcun particolare. La showgirl parla della separazione avvenuta nel 2017 con Steve Burns, il musicista da cui ha avuto la sua unica figlia Jamie Karin. 11 anni, la fine di un matrimonio è una sconfitta. Quando, però, ci sono dei muri insormontabili bisogna prenderne atto, confida. I due ancora si vedono per il bene della piccola, a Natale ci siamo riuniti tutti, è stato un traguardo familiare. Essendo genitori di una bambina, anche se non siamo una coppia rimaniamo una famiglia. Le pratiche di divorzio sono state fatte negli Stati Uniti, l'ho chiesto a Los Angeles perché non volevo avesse una risonanza mediatica in Italia. Anche se poi mi sono pentita, uno straniero lì non ha gli stessi diritti che ha un americano. Maddalena ora dichiara di essere single.